tra Regione e Lombardia? Beh, sono dati positivi, confortanti, che perlomeno possono che confortare le altre regioni, visto che comunque si registrano fenomeni non di come dire, occupazione precaria, ma più di occupazione abbastanza stabile. Milano in genere, la Lombardia in genere è abbastanza trainante, Milano in questo caso ancora di più, visto che primeggia un po' in tutte quelle che sono le graduatorie che noi abbiamo realizzato in questo report del nostro osservatorio. Tendenzialmente comunque abbiamo questa propensione anche ad accogliere giovani, ad accogliere lavoratori da altre parti del paese, e quindi un po' polo di raccolta di quelle che possono essere le attività lavorative e anche produttive. Come commento, il nostro augurio è che questo esempio possa poi propagarsi anche in altre regioni, perché anche nelle regioni che più stanno andando meglio c'è comunque sempre bisogno di maggiore investimenti per creare lavoro, perché è inutile pensare di creare lavoro con provvedimenti normativi, ma è necessario soltanto sviluppare i talenti e sviluppare le opportunità che il nostro Paese ha nella propria, nel proprio DNA economico per poi creare lavoro. Vita cambiata, io ho sempre definito, e noi consideriamo quella del 2008 una situazione strutturale, di cambio strutturale del paese, direi del mondo, ma per quanto riguarda l'Italia di un cambio strutturale anche delle condizioni e delle modalità di svolgere la propria attività lavorativa, ma più in generale la propria vita. Da questo punto di vista sì, possiamo considerare che c'è questa, come dire, controtendenza, quindi si creano più occasioni e più opportunità, però è pure vero, perché non bisogna nascondere la realtà, che è stata, si è creata come dire, un po' di uso un termine, voglio dire, pulizia, nel senso che purtroppo chi non ce l'ha fatta è uscito, è stato espulso. Io uso termini statistici, poi so perfettamente che si tratta di persone, di uomini, di donne, di lavoratori e di aziende. È stato espulso dal mercato del lavoro perché non era nelle condizioni economiche, non ha retto alla crisi. Quindi si è fatta un po' di, come dire, di chi è sopravvissuto oggi riesce a dare lavoro, ma c'è bisogno di investimenti da parte del governo. C'è un dato emblematico, significativo di come stanno andando le cose in Lombardia? Ma più che altro che Milano prevale su quelle che sono le altre province dal punto di vista statistico. E poi la disoccupazione che cala, quindi questo è, questa è una bella domanda, perché il numero non lo ricordo esattamente. Però vede, quando la disoccupazione cala e aumenta l'occupazione, vuol dire che c'è occupazione stabile. Sul dato nazionale invece noi riscontriamo un aumento dell'occupazione a fronte di una diminuzione della disoccupazione non pari. Quindi se l'occupazione aumenta del 10% e la disoccupazione aumenta del 2%, diminuisce del 2%, vuol dire che gli occupati e la gente che lavorava già, partite IVA, regolarizzati anche dagli sgravi che sono avuti, da quelli che sono stati i provvedimenti di agevolazione contributiva che c'è stato negli ultimi incentivi, anni. Incentivi, insomma. Incentivi. Quindi nel momento in cui una partita IVA diventa lavoratore subordinato, la disoccupazione non cala. Senta, i settori che trainano di più, e cosa intende misure a livello governativo? Si parla per esempio di riformare i centri per l'impiego. Ma sui centri per l'impiego, onestamente, parto dall'ultima, mi sembra una questione abbastanza difficile, perché è proprio l'impostazione del collocamento pubblico che, pur volendo investire di più, difficilmente potrà diventare volano di occupazione, nel senso di una capacità di orientare, di formare, di riconvertire le professionalità. Il sistema misto pubblico-privato, ma sempre privato autorizzato, che è andato come dire, bene fino a oggi, molto bene in Lombardia, crediamo che sia il metodo più adatto. Cosa intendo per investimenti? Intendo investimenti infrastrutturali, cioè no, la nostra posizione no a provvedimenti
estemporanei, provvedimenti non legati a quelle che possono essere delle investimenti mirati a aumentare la capacità produttiva. Una per tutti, 80 euro, non aumenta la capacità produttiva, abbiamo visto che non aumentano neanche i consumi, sì, opere pubbliche, sì, tutto quello. Una per tutte, la banda larga, voglio dire che sapete bene che nel nostro paese, anche in zone non necessariamente di montagna, non necessariamente depresse, è una banda media, diciamo, più che larga. Senta, ma che criticità restano a Milano? Beh, a Milano restano comunque le criticità che offre il mercato del lavoro in Italia, perché insomma, per quanto sia l'eccellenza del nostro paese, resta comunque una realtà che soffre nella disoccupazione giovanile. Ma questo, voglio dire, qua andiamo su un altro tema e andiamo sull'offerta formativa che è sganciata completamente dal mercato del lavoro. Quindi se un giovane si continua a laureare in campi, in settori, in facoltà su cui l'offerta lavorativa è inferiore al minimo, bassa o zero, è prettamente inutile. Abbiamo purtroppo tantissimi giovani laureati in scienze della comunicazione, sarà difficile far trovare posizionamento a tutti. Ci vorrebbe anche qui un intervento strutturale con una riforma del sistema formativo che possa portare i giovani ad avere una professionalità più adatta alle richieste del nostro mercato. C'è uno sganciamento completo in questo momento.